Ciao a tutti, video speciale di particolare importanza perché la novità di queste ultime ore è che SRAM mette sul mercato la drive unit chiamata Eagle Powertrain. Esatto, signore e signori, anche SRAM produce motori per e-bike. Il motore sarà accompagnato da batterie SRAM, manettino, display integrato al telaio e app per gestire le diverse specifiche software. A dir la verità, il motore non è prodotto proprio da SRAM, perché la piattaforma hardware è quella del ben noto motore tedesco Brose. Come fatto da Specialized, anche SRAM ha curato la parte software del motore, ottimizzandola per l'ecosistema Eagle, rendendo, a detta di loro, l'esperienza di guida molto più naturale. La drive unit ha una potenza di picco di 680 W e una coppia fino a 90 Nm. Il peso del sistema per la drive unit è di 2,9 kg e può essere supportata da due tipi diversi di batteria, una da 3,1 kg e 630 Wh per i telai con il tubo obliquo a conformazione aperta e una da 4,1 kg e 700 Wh per i telai con inserimento a scorrimento e tubo obliquo chiuso. È anche possibile montare un range extender specifico da 250 Wh. Il range extender prevede un sistema di montaggio proprietario che può ospitare a piacimento anche una borraccia. Non solo, ma udite udite, l'Eagle Powertrain incorpora le funzionalità di cambiata automatica o automatic shifting e la cambiata senza pedalata, detta anche coast shift. Praticamente le tecnologie introdotte da Shimano a luglio 2022. Se volete vedere il video, ti metto il link in descrizione. Guarda, guarda, guarda! Fantastico! Fantastico! E adesso posso ricominciare a pedalare da fermo. E scala! Fa tutto lui da solo! La cambiata automatica permette al rider di concentrarsi completamente sulla guida e meno sull'utilizzo del cambio. Il sistema verifica la cadenza di pedalata e tende a mantenerla costante effettuando le cambiate senza che il rider debba attuare manualmente la cambiata con il controller AXS Pod. La cambiata automatica può essere personalizzata a seconda delle preferenze personali dello stile di guida e della cadenza di pedalata. Il sistema permette 7 regolazioni differenti in modo che ogni rider possa trovare quello perfetto per le proprie esigenze. La cambiata Coast Shifting permette al sistema di cambiare senza pedalare e la funzionalità che sui sistemi Shimano viene chiamata Auto Shift e che avevamo avuto modo di provare quest'anno a Eurobike. Il sistema fa girare la corona indipendentemente rispetto alle pedivelle che possono rimanere ferme. Il rapporto viene cambiato quando si accelera o si decelera, a causa di una frenata o in base alle variazioni del percorso. Il coast shifting permette di passare intuitivamente rapporti più agili quando per esempio ci si appresta a fermarsi, oppure cambiare rapporto più duro durante una discesa, senza il rischio di dover pedalare a vuoto. Le modalità di supporto del motore sono solo due, range e rally. Questo è stato voluto per semplificare al massimo l'esperienza di guida. La modalità range regola il sistema per permettere uscite più lunghe riducendo la potenza. La modalità rally invece utilizza la potenza massima. Entrambe le modalità possono essere completamente personalizzate attraverso l'app AXS. L'Eagle Powertrain è gestito da un pod aggiuntivo, il cosiddetto manettino. Avendo due controller pod, uno a sinistra e uno a destra, si avranno a disposizione quattro pulsanti dedicati al controllo dell'intero sistema. Ma cerchiamo di capire meglio come solo quattro bottoni possano funzionare e gestire tutti i dispositivi elettronici che iniziano ad essere parecchi, se includiamo la trasmissione elettronica AXS, il reggisera telescopico wireless reverb ed ora anche la powertrain. Pulsante alto a destra, clic singolo, cambia la catena sul pignone più piccolo. Pulsante basso a destra, clic singolo, cambia la catena sui pignoni più grandi. Pulsante alto destro, pressione lunga, seleziona la cambiata automatica, acceso o spento. Pulsante basso destro, pressione lunga, regolazione della cadenza di pedalata per la cambiata automatica. Pulsante alto sinistro, clic singolo, regolazione della modalità di assistenza. Pulsante basso sinistro, clic oppure pressione lunga, azione reggisella reverb AXS. Pulsante alto sinistro, pressione e mantenimento della pressione, attiva la modalità di spinta.
Tutti i controlli sono comunque personalizzabili sulla app AXS. Ma cosa di differente un e-bike con l'Eagle Transmission? SRAM dice che l'Eagle Powertrain permette un approccio di completa integrazione del sistema e permette di controllare facilmente le funzionalità dell'e-bike, la cambiata Eagle Transmission e il sistema di reggisella telescopico elettronico AXS. In più, la combinazione di Eagle Powertrain e Eagle Transmission offre al rider la possibilità di sfruttare una robusta cambiata automatica anche senza dover pedalare. I tipi di trasmissioni compatibili con il Powertrain? Beh, per sfruttare tutte le caratteristiche e i vantaggi del Powertrain, il sistema dovrebbe essere abbinato a SRAM XX, XO oppure GX Eagle Transmission. Il Powertrain può essere utilizzato anche con trasmissioni meccaniche oppure Eagle AXS, ma i rider perderebbero in questo modo le funzioni Auto Shift e Coast Shift se non utilizzassero un gruppo Transmission. I tempi di ricarica del sistema e delle batterie. Con un caricabatterie standard, la batteria da 700 Wh viene ricaricata in 5 ore, la batteria da 630 Wh in circa 4 ore e mezzo, mentre il range extender da 250 Wh in circa 2 ore. Nel caso in cui la batteria principale si esaurisca a metà dell'uscita, con una percentuale uguale a 0%, la batteria offre comunque una capacità sufficiente per 2 ore di autonomia del sistema di illuminazione, nel caso utilizzaste un faretto, e della cambiata elettronica, ovviamente però senza la pedalata assistita. L'app dopo il giro fornisce le seguenti informazioni: i componenti AXS abbinati con il display, modello, numero di serie, versione hardware e firmware, contachilometri della drive unit, stato di carica dei componenti, temperatura del componente, stato di carica della batteria, cicli di ricarica della batteria, stato di salute della batteria, messaggi di diagnostica e di errore e per finire la disponibilità di una nuova versione del firmware. È anche possibile integrare l'AMRED oppure strumentazioni di terze parti. Il sistema SRAM Eagle Powertrain è dotato delle specifiche ANT+, LEV e PVR e può essere abbinato con un AMRED o con strumenti di terze parti. I dati accessibili attraverso il protocollo di sistema sono velocità istantanea, modalità di assistenza, stato di carica della batteria, autonomia rimanente, rapporto in uso e la potenza espressa dal rider. E con questo è tutto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!